Impianto sportivo Pietro Cangemi di Torre Grotta, amici di Wii Sport, un cordiale saluto e bentrovati con l'ottava giornata del campionato Under 15 regionale, la capolista di Mister Borelli dopo 5 vittorie ed un pareggio nelle prime 6 giornate. Dopo aver osservato la scorsa settimana il turno di riposo, affronta la giovanile Rocca, compagine in salute, 2 successi nelle ultime 2 partite, l'ultimo rimediato tra le mura amiche di Rocca Caprileone per 1-0 contro la CR Messina. Le scelte di mister Giuseppe Borelli per affrontare questa sfida: in porta c'è la Mazza, difesa a 4, Licandro, Antonazzo, Catalfa, Momiano, a centrocampo trovano spazio Cutispodo, Gangemi e Raimondo, in avanti il tridente con Grasso, Vento e Bambaci, arbitra la partita la signora Cristian Grillo, sezione di Messina, 18 minuti d'equilibrio, poi la giovanile Rocca cerca dalla distanza la conclusione, riesce in qualche modo la Mazza a sventare in corner su Tudisca, minuto 21 risponde il Torre Grotta, Grasso avvia la ripartenza, appoggia il pallone per Cutispodo sul centro-sinistra, sterza, ce l'ha sul destro, lo cerca Morbido, scheggia la traversa, Torre Grotta vicina al gol del vantaggio, ma gli ospiti sono sempre molto pericolosi, qui con Calamunci che riesce in qualche modo a trovare Ciancio Paratore, sfera messa dentro per Tudisca, la Mazza riesce a salvare anche questa deviazione provvidenziale in calcio d'angolo, reti bianche però al Pietro Cangemi di Torre Grotta dopo i primi 35 minuti, Torre Grotta 0, giovanile Rocca 0, occasioni da una parte e dall'altra, Torre Grotta pericoloso con la traversa di Cutispodo, ma giovanile Rocca sempre molto pimpante, come dimostra l'inizio ripresa, San Filippo dalla distanza prende la parte bassa della traversa, il pallone sembra entrare completamente, non però per il signor Grillo che qui grazie al Torre Grotta al 42esimo i padroni di casa si rivedono in zona offensiva con Bambaci che riesce a far correre Vento, si ritrova il calciatore del Torre Grotta di fatto davanti a Savaglios che però esce bene, li chiude lo specchio, si resta sullo 0-0, mister Borelli pensa a qualche cambio dentro Pulito per Grasso, al minuto 45 tocca a Gravila per Bambaci, minuto 47 il Torre Grotta torna a bussare in zona offensiva, calcio di punizione, colpo di testa di Vento a centro area, sballa la mira, minuto 50 gestione del pallone del Torre Grotta con la Mazza, pensa a rinviare, temporeggia forse un po' troppo, qui ne approfitta la giovanile Rocca, non come dovrebbe, Tudisca ottimamente appostato, riconquista il pallone ma mette sull'esterno, tocca d'Arnò, fuori Vento, minuto 56, San Filippo dalla distanza non prende lo specchio, arriviamo fino al 58esimo l'episodio della partita con Cadalfamo che va a rilanciare male il pallone, allora Ciancio Paratore riesce a passare, cerca il destro, fuori dai pali, il portiere la Mazza, arriva il gol dello 0 era uno della giovanile Rocca, destro potentissimo da parte del numero 9 che inganna così la Mazza, nemmeno troppo colpevole di essere leggermente avanti rispetto alla linea di porta, è un gran gol quello che vale il vantaggio della giovanile Rocca al minuto 58 trovato da Ciancio Paratore, entra Bendaù, esce Catalfamo al 70esimo, il Torre Grotta la disperata cerca il gol del pareggio, la punizione è quella di Gavila, supera la barriera, sembra destinata alla porta, arriva in qualche modo Ciancio Paratore che scatena le proteste dei padroni di casa per questo intervento che il Torre Grotta chiedeva con le mani, rallenti, non fa luce sull'accaduto, nel finale ci saranno anche le proteste da parte di Gangemi che finirà espulso, finisce invece così la partita, il Torre Grotta subisce la prima sconfitta stagionale del campionato Under 15 regionale al Pietro Cangemi, passa 0-1 la giovanile Rocca.